Io sto sempre con i nonni quando mamma e papà lavorano. Con nonno faccio sempre i compiti. Quando finisce la scuola vado al mare con nonna. Con nonno gioco sempre a pallone. Nonna mi dice sempre che sono la sua gioia. Tutti mi dicono che sono uguale a mio nonno. Quando esco da scuola c'è sempre il nonno che mi aspetta. Nonno mi fa tante coccole. I miei due nonni non ci sono più, ma ho due super nonne. Da grande mi piacerebbe essere tanto come nonna. Per me i nonni fanno bene alla felicità. Io voglio tanto tanto bene ai miei nonni. Grazie nonni! Basta, ok, che mi fate commuovere, Sono oltre 12 milioni i nonni in Italia. Come ogni anno la festa dei nonni. Molte iniziative, quali quest'anno, della Fondazione Senior Italia. Quest'anno anzitutto una grande cerimonia nella sala polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri insieme al Ministro per la Famiglia e per le Pari Opportunità e al Vice Ministro della Salute. Questo perché quest'anno abbiamo voluto dare molto spazio al tema della salute dei nonni e dell'aderenza alla terapia in particolare. Lì avremo anche un premio speciale a un nonno che ci racconta una storia di solidarietà, un signore di 84 anni che per ben 8 mesi tutti i giorni ha accompagnato a scuola un bambino macedone non vedente che non poteva accedere ai servizi pubblici di trasporto, quindi ci è sembrata una storia che meritava un riconoscimento speciale. Come ogni anno il nostro testimonial è Lino Banfi, ormai ambasciatore dei nonni italiani. Subito dopo, la mattina del 2, saremo tutti in piazza a Roma, a Piazza di Spagna, con centinaia di nonni e nipoti e per tante attività, laboratori di racconto, laboratori artistici e anche laboratori di pet therapy, quindi le famiglie, gli animali, tutti insieme in piazza per dire grazie al grande cuore dei nonni che ci amano e ci sostengono tutti i giorni. Il ruolo dei nonni, come è cambiato negli anni, sempre più centrale in una famiglia? Beh, io non credo che sia cambiato. Cambia la mentalità di ognuno di noi, ci aggiorniamo, vogliamo essere ai tempi con la tecnologia, ma la figura del nonno è sempre valida. E quando si dice il nonno si vuol dire la nonna, il nonno da parte dei suoceri, da parte del padre e della madre, ma la generazione che è un po' da correggere è la via di mezzo, quindi in media non stato ancora virtus, perché i giovani devono capire di voler bene ai loro genitori, ai loro suoceri e far capire ai figli che gli vuoi bene, così il figlio, il nipote, vuole più bene, diventa quasi in segreto, d'accordo con nonno su certe cose e si dirige meglio la famiglia così. I nonni danno una mano, più di questo non possono fare. L'unica raccomandazione è ai figli, fate i figli, perché se voi non fate i figli la figura del nonno finisce, è giusto. E lui è un esempio. Questo nonno meraviglioso? Niente, ha detto bene. Se i figli hanno il nonno, possono fare figli, tanto dicono poi se c'è da andare a scuola, apprendo, c'è il nonno, si può fare figli, altrimenti è molto difficile oggi. Lei ha fatto anche il nonno? Ho fatto il nonno, però nonno vero. Mi è capitato questa cosa bella, che questo bambino mi ha dato tanta gioia, quindi l'ho accompagnato perché rimaneva a casa. E io ho cominciato facendo 60 km al giorno, ho durato 8 mesi.